Il Dono di Nabokov è un libro straordinariamente complicato, straordinariamente raffinato e che però per me parla una lingua molto semplice, perché secondo me il Dono è un libro sul distacco. Il protagonista, uno dei protagonisti, Fyodor Konstantinovich, è un esule russo a Berlino dove è approdato in conseguenza della rivoluzione sovietica. E Fyodor, un po' come Nabokov stesso, porta dietro il proprio passato come se fosse un albero dalle radici lunghe e intricate, che però decide di non trapiantare in un terreno nuovo perché sa che questa cosa lo imbastardirebbe e quindi violenterebbe il ricordo del proprio passato. In questa dimensione, quindi, in cui la realtà è soprattutto percepita che vissuta effettivamente, Fyodor riesce ad avere un'esperienza sensibile nel Grunewald, dove trascorre una intera giornata mettendosi nudo e godendo il tiepido sole della Berlino degli anni 30. E lì percepisce di essere tutt'uno con la natura. Le voci risuonarono più vicine, poi si allontanarono. Un tafano che gli si era impercettibilmente posato sulla coscia riuscì a pungerlo con la piccola proboscide ottusa. Il muschio, l'erba, la sabbia comunicavano ognuno a suo modo con le piante dei piedi nudi. Il sole e l'ombra si posavano in modo diverso sulla calda seta del corpo. I sensi, acuiti dal colore sfrenato, erano eccitati dalla possibilità di incontri silvani, di mitici ratti. Avrebbe dato un anno di vita, perfino un anno bisestile, perché Zina fosse lì in quel momento. Zina, o chiunque altra, del suo corpo di ballo. La prodigiosa ironia di Nabokov. Il Dono, traduzione di Serena Vitale ad Elfi.